penso sia stata una cosa molto interessante, positiva. Mi ha fatto piacere diventare tutti i sindaci, 102 comuni, perché non è un progetto di Padova, un progetto regionale, ma non vorrei dire italiano europeo. Ho visto tutti contenti, soddisfatti. È il terzo incontro che facciamo in cui sia i progettisti sia l'azienda sanitaria ha presentato il progetto, riscontrando obiettivamente grossi gradimenti, per cui è stato presentato sia al Consiglio Comunale, a tutti i consigli, presentato a consulta, che vuol dire ai cittadini di Padova, e poi è stato presentato ai 102 sindaci. Penso che tutti sappiano, ed è giusto che tutti sappiano, per un'opera veramente straordinaria che sarà terminata, a detta del progettista della regione, nel 2031, per cui cambierà obiettivamente la parte sanitaria non solo di Padova ma della regione. Ricordo che oltre a questo sarà ristrutturato completamente via Giustiniani, che vuol dire altri 900 posti, per cui 900 posti via Giustiniani, che vuol dire quello di Padova, 980 posti per quanto riguarda Padova Est, vuol dire avere un polo ospedaliero di super 1800 posti. Penso sia un orgoglio, anche perché devo dire, noi abbiamo già sanitari a livello europeo, mancavano le strutture, a questo punto abbiamo fatto bingo. I temi fondamentali sono quelli della centralità del paziente nel percorso di cura, che abbiamo, come dire, illustrato, mostrando anche come sia eccezionale la percentuale di stanze singole previste nell'unità di degenza. L'altro tema fondamentale è quello della sicurezza, diciamo, dei percorsi di cura per i pazienti e per gli operatori. Altra questione molto importante è quella della sostenibilità ambientale. Abbiamo mostrato come l'ospedale, diciamo, sia adeguato a tutti gli standard ambientali più aggiornati. E poi direi altro tema molto importante è quello del benessere del personale, il benessere organizzativo degli operatori. Emersa, diciamo, la questione della viabilità, abbiamo illustrato come la viabilità dalla città possa senz'altro configurarsi come straordinaria per le sue potenzialità. Ci sarà una stazione ferroviaria dedicata all'ospedale, l'ospedale sarà servito anche dalle linee tranviarie, quindi direi una situazione straordinaria rispetto ad altre realtà ospedaliere cittadine, insomma, che conosciamo.